Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Zelda, Breath of the Wild. Nell'ultima puntata abbiamo completato la zona degli Zora con relativo colosso e ci eravamo promessi che prima di questo episodio io mi sarei fatto una bella esplorazione alla ricerca di un qualcosa che potesse lasciarci avvicinare alla città o comunque l'accampamento, quello che volete, dei Goron, quelli che vivono in cima alle montagne, nel vulcano. Cosa che io ho fatto e voi non avete idea del casino che io ho passato. Praticamente avete rischiato addirittura di beccarvi anche qualche giorno di buco senza episodio perché non riuscivo a trovare una soluzione al problema e non sapevo più dove sbattere la testa. Ero arrivato al punto che non sapevo più proprio dove guardare, cosa fare, ma perché sono proprio un testone, mi ostinavo. Anzi, mi sono ostinato proprio fino all'ultimo a non guardare guide, cose, o insomma farmi dire come si faceva. Ma alla fine ce l'ho fatta, senza neanche farvi perdere giorni di registrazione, perché i miei piani erano: ci metterò una settimana, ma stai a vedere che prima o poi lo capisco come si arriva lassù. Io ve la faccio breve, vi faccio un brevissimo riassunto, in poche parole le ho provate tutte, mi sono venute mille idee in mente che ho tentato una dietro l'altra con l'acqua, ho provato a vedere se c'erano status alterati che potevano counterare il calore, tipo a congelarmi eccetera eccetera, e lì ho cominciato a capire anche più delle meccaniche. Quello che abbiamo lassù non è calore, non è caldo lì, è proprio una cosa diversa, proprio a livello di codice di gioco, di meccanica. Io posso piombarmi addosso tutta la resistenza al calore che voglio, non serve a nulla, lì prendi proprio fuoco, lì è il fuoco il problema. Una volta che ho capito questo, ho iniziato a cercare cose che mi potessero aiutare col fuoco. La prima idea è stata tipo di congelarmi, fare cose con il ghiaccio, tutte aggeggi così che si sono rivelate tutte infruttuose. E allora ho detto, qui ci vuole per forza qualcosa che mi dia protezione proprio dallo status elementale del fuoco. Cerca e ricerca, ve la faccio breve, sono tornato nei vecchi villaggi, ho cercato armature, ho cercato amuleti, ho cercato gioielli, ho cercato pozioni, ho cercato di tutto, non ho trovato niente. In preda alla disperazione, torno qua per vedere se magari c'era qualche quest secondaria che poteva aiutarci e parlo con questa signorina qui, questa matta che sta spazzando il terriccio, cioè proprio non si sa cosa ha fumato sta tizia qua, però si diverte, sta bene così e spazza il terriccio. Questa signorina, parlandoci, ci vende le pozioni per il fuoco, ma proprio le pozioni che ti danno immunità al fuoco, ed è questo il problema, non è caldo, è fuoco. Quindi noi, utilizzando quelle pozioni lì, potremo effettivamente raggiungere la città Goron. Ora, sicuramente se lei le vende c'è un modo anche per farle ste pozioni, ma io non ho idea degli ingredienti che ci vadano. Ho dato un'occhiata ai miei ingredienti, non abbiamo assolutamente niente per il fuoco, né di mangiarini, quindi robe commestibili, né di insetti, non c'è proprio niente, perché vedete per esempio questa scalda, questa raffredda, ma vedete pozioni resistenti al calore, non al fuoco, quello non è calore, è fuoco. Quindi, boh, o si trovano lassù gli ingredienti per la roba, ma lassù intendo lassù, 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 perché tra i vari tentativi ho anche fatto il giro di mezza montagna alla ricerca di magari piante nuove, animali nuovi che vivevano solo in quella zona e che potevano darci dei buff per resistere a quella zona, ma non ho trovato niente. Quindi se si... o siamo costretti a campare di pozioni di sta tizia qua e diventerà ricca, oppure dovremo andare proprio su, tanto su. E quindi per il momento procederemo così, compreremo le sue pozioni, ci togliamo tutto ciò che è di legno, perché prende fuoco tutto quello che è di legno lassù. Mettiamoci così, non dovremmo avere assolutamente niente di legno, non dovremmo prendere fuoco. Quanto è bello questo spadone elettrico. E parliamo con Kert, così vi faccio vedere. Ah, se sei diretto alla città Goron, ti vendo le mie pozioni ignifughe. Anche gli viandanti più esperti quando vanno alla città dei Goron se ne portano dietro almeno 3. Ora, a voi sembrerà assurdo, ma non avete idea quanto tempo io sono stato a girare a vuoto prima di trovare questa roba. Voi avrete sicuramente finito il vecchio episodio, metterete tac, ecco quello nuovo, quindi vi perderete la sclerata che ho dovuto fare io, una cosa pazzesca. È stata però una sclerata divertente, devo dire, mi sono divertito, mica che no. Quindi se ne portano dietro almeno 3.
Sono 60 rupie per una, 110 rupie per due, 150 rupie per tre. Quindi più ne compriamo, più ci fa lo scontro. E dammene tre, ma io ne vorrei anche sei per star sicuri. Ecco la mia pozione ignifuga. Vedete, è proprio uno status diverso. L'effetto ignifugo livello 1 impedisce al corpo di prendere fuoco in ambienti roventi. Si ottiene con materiali resistenti al calore, essenziale per esplorare il Monte Morte. O c'è una combinazione speciale con i semplici materiali resistenti al calore, tipo, che ne so, anche la libellula del gelo. Magari bisogna mettercene tantissima per avere sta roba qui, oppure materiali che non abbiamo trovato. Bene, attrezzato così, forse riuscirai ad arrivare alla città dei Goron senza problemi, forse. Ma me ne dai altri tre? Ah, se vuoi qualche pozione, oh, le vende. Dammene altri tre. Si sa mai. Meglio andare preparati, tanto le rupie ce le abbiamo. Perfetto, adesso mi sento molto più tranquillo. Inoltre, in questa zona, noi avevamo lasciato il... avevamo lasciato il sacrario qui, infatti ci sono tornato a piedi perché mi ci volevo teletrasportare, ma nisba, ma è stato anche un piacere alla fine farmi la camminata. Avevamo lasciato il sacrario e sinceramente non ricordo perché, forse perché dovevamo tirare dritti per l'episodio dagli Zora, probabilmente per quello, perché vedere l'avevamo visto, l'avevo pure segnato con una puntina. Non ricordo di aver trovato i sacrari irrisolvibili, no, 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 infatti non c'eravamo neanche venuti qui. Moakishito. Vediamo un po', ci facciamo il sacrario e poi tiriamo su verso nord. Che con queste pozioni oramai non è più un problema. La sfera di metallo con la lava, proprio giusto per rimanere in tema. Ti prego, non mi far sprecare pozioni qui. Ok. Quindi... quella laterale è di metallo, questa centrale è di pietra. Quindi non posso prenderla con... ho capito. Con il Calamitron noi ci prendiamo al volo questa quando cade adesso. Ah sì, buona fortuna. Mamma mia. Per un pelo... ma guarda! Non capisco se arrivo troppo presto o troppo tardi. Troppo tardi. Devo farla un po' prima. Oh dai, questa c'era. Ma io pure mi sembra di beccarla. No, questa proprio l'ho tirata. No. Forse non si può agganciare al volo. Ma sì che si può agganciare al volo, dai, ma che dici? No, 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 forse no. Perché mi pare proprio di prenderla. Quindi facciamo con lo stasis noi. Te, problema risolto. Perché in realtà volevo usare la sfera di metallo per farmi largo, no? Adesso ce la prendiamo con tutta comodità. Sì, con tutta comodità. Oh! Ok, siamo sempre qui però. Ok, ce la prendiamo con tutta comodità e la usiamo per aprirci la strada, tipo ferma. Perfetto. Queste cadono in continuazione o... sì, cadono in continuazione. Quindi ci mettiamo nel traffico. Olè. Non so dove le sto mandando, ma... e voilà. No, come è finito? Ma che dice? Gli scrigni? Toh, guarda dov'è. Uno solo, spero ce ne sia, perché... questa non dovrebbe funzionare più perché l'abbiamo presa noi. Ok. Dai, dacci tipo un'armatura resistente al fuoco. No, una spada da cavaliere con colpo di grazia. Che fa colpo di grazia? Prendi lì. No, mamma mia, sti tasti. Colpo di grazia. Come faccio a sapere
cosa fa? Perché qua lo dice resistente, immagino che aumenta la resistenza, no? Colpo di grazia che farà? Peccato, peccato che non c'è modo di sapere cosa fanno questi potenziamenti random. Che poi, i random, chissà se sono davvero random. Credo di sì, che magari hanno una probabilità tipo con quanti cuoricini hai o con quanti, insomma, porta cuori, porta vigore ti sei preso. Quindi più sei grosso, più è facile trovare armi con particolarità, perché all'inizio del gioco non abbiamo trovata neanche una. E adesso invece è già la terza che troviamo, con resistente, adesso colpo di grazia. Quindi mi sa che... mi sa che hanno a che fare con o gli emblemi del trionfo che abbiamo collezionato o i portacuori portavigore. Perché sennò sta zona degli Zora sarebbe stata veramente OP. Se te la fai all'inizio, vieni qui, ti fai il colosso degli Zora come primo colosso, ti becchi la fatina gratis, anzi, la super fatina gratis, e... La spada con colpo di grazia. No dai, deve essere per forza una cosa che ha a che fare con... Olè, siamo pronti. Oh, al volo su nebbia. Non l'avevo mai fatta questa cosa. Hai visto, bravo nebbia. Sei contenta nebbia che il tuo padrone fa le acrobazie insieme a te? Diventiamo famosi insieme, nebbia. Diventa famosa lei, non io. Andiamo in giro per il mondo di Hyrule a fare gli acrobati erranti. Ok, qui siamo al Monte Morte. Laggiù ci sarebbe roba da minare, ma per ora... Oh, Mirko! Ecco fatto, vai, nebbia, nebbia. Non si è fatta niente, nebbia. Ragazzi, quanto ne voglio cavalcare uno. Ma... ah, sti cosi escono fuori dal terreno, non da Mirko. Qui dove dobbiamo andare? A destra o a sinistra? A destra esce pure un guardiano. Va là, nebbia, va là. Oddio. Ma com'è che non l'abbiamo trovato l'altra volta? Non siamo passati di qui. Siamo volati giù dalla torre e non siamo passati di qua. Oh mamma mia. Giriamogli alla larga. Abbiamo il super scudone lì che gli riflette tutto a prescindere, però evitarlo lo preferirei. Questa cos'è? Pozza di bromio? Ah, andiamo bene se ci caschiamo. Proviamo a superarlo di corsa e salire là sopra. Questo può darsi, ragazzi, che sarà un episodio più breve del normale. No, nebbia, 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 nebbia. Dicevo, sarà un episodio più breve del normale. Ma è cieco? Ah no, quello è l'occhietto. Che culo. Vai nebbia, vai, 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 che si è girato. Dicevo, può darsi che questo sarà un episodio più breve del normale, perché come sapete mi piace lasciare i colossi tutti in un episodio. Quindi vediamo quanti intoppi troviamo lungo la strada. Ma tipo i pipistrelli di fuoco, no? Riuscissi a mirare alto sarebbe meraviglioso. Buona nebbia, buona. Sprecatissimo proprio. Vediamo che mi dai. Ala di pipistrello ignolo. Ala di un pipistrello ignolo al tatto non scotta, ma conserva sempre un po' di calore. Può essere usata come ingredienti per creare pozioni. Questo potrebbe essere un ingrediente per... mi dai una roba scrausa, tipo questa. Potrebbe essere l'ingrediente per creare le pozioni lì del antifuoco. Non credo. Delle due è il contrario. Però noi ce li prendiamo. Martello. Lumiserite. Neanche luccicano perché c'è troppa luce. Però si vede che sono lumiserite effettivamente. Voilà.
Let's go Nebbia, continuiamo. Mi sa che Nebbia la dovremmo lasciare qui sopra, perché vedo che il sentiero è tratteggiato nella minimappa. Quindi probabilmente è interrotto da qualcosa, ce lo dovremmo fare o scalando o vatta la pesca. Arrampicandosi, saltando, non lo so. Però, ah, forse indica una grotta piena di roba, tra l'altro. Nebbia, ti metto al sicuro. Ma qui il martello. Mannaggia. Questi ciuciù del fuoco, ma si fanno i fatti loro comunque. Ecco, fatto. Abbiamo ben due grotte, una qui e una là sopra da aprire. E vai. L'arma scrausa se n'è andata e l'arma più scrausa che abbiamo è questa. Oddio sì. Comunque una cosa che mi sta venendo in mente adesso, noi ci stiamo appropinquando all'ultimo colosso, a meno che poi non magicamente non ne saltino fuori altri, che sappiamo noi erano 4 e questo è l'ultimo. Ma non abbiamo ancora potenziato le nostre armature, le armature sono ancora a livello 2 e l'intuito mi dice che le armature sono potenziabili fino a livello 4. Forse addirittura 5 se consideriamo il castello. Quindi vuol dire che noi ci siamo persi un sacco di fatone. Per quello non preoccupatevi, perché fatto quest'ultimo colosso, prima di andarcene verso la fine del gioco, innanzitutto poi vedo se fare la prova lì della spada per potenziare la nostra Master Sword. E penso proprio che la farò. Non so ancora se in video o no, perché ragazzi è veramente lunga, 51 livelli e sono lunghi da fare, si parlerebbe di circa, o io vi faccio un collage intero, così, tipo di cose a caso mentre che lo faccio, oppure se vi dovessi far vedere tutta la prova, come la faccio, le scelte che prendo, secondo me verrebbero almeno 2 episodi, almeno 2, se non forse 3. Quindi non lo so, non lo so, devo ancora decidere se farla o non farla, vedrò. Ma comunque, dicevo, proprio prima di diventare super mega enormi in qualsiasi modo e andare al castello finale, voglio rifarmi una bella esploratina del mondo per i fatti miei. Anche lì magari vi potrei fare un collage rapido rapido di, che ne so, location che visito, se trovo cose interessanti. Magari, ecco, se vado a zonzo con Nebbia a cavallo e non trovo niente, no, che vi faccio vedere. Però, erba del sole, no, anche questa non c'è di grande aiuto. Però ecco, se dovessi trovare qualcosa di figo ve lo faccio vedere. Perché questo? Perché voglio vedere se trovo ste fate. Sono sicuro che ce ne sono altre. Ma sono sicuro sicuro. Secondo me almeno 4 in totale ce ne sono. Almeno. Forse anche di più. Guarda che buio. Mannaggia la miseria, non ci vedo niente. Chiodoni si vedevano brillare. Tocca accendere la torcia qui, c'è qualcosa di fuoco con cui accenderla? No. Posso usare una fascina di legna e la pietra focaia, dato che non lo facciamo mai. Però siamo in discesa, mi ruzzola tutto giù. Facciamolo qui. Eccoli lì. Eccoli lì. Volevo accendere un fuoco e invece... Oh, la dragoclava sì che la prendo, buona. Volevo accendere un fuoco e invece... Che tra l'altro adesso ci si vede molto meglio, perché è arrivata la luna, no? No, ma ci si vede molto meglio. Qui non so se Nebbia può salire. Nebbia, vuoi rimanere qua, te? Mi sa di sì. Mi ha curvato automaticamente, tipo, no, io là sopra non ci vado. Eh sì, non ci sale qui sopra. Ok, Nebbia, Nebbia, tu rimani qui al sicuro. Tanto i mostri non ti attaccano se non ci sono io. Seconda stazione del Monte Morte, via per la città dei Goron. Temperatura, rischio di scottature per i non Goron. Ok.
Quindi proprio qui hanno fatto in modo di non poterci andare a cavallo così che non puoi sprintare via con il cavallo. Oh madonna. Oh madonna, c'è pure i guardiani. E siamo praticamente sotto alla torre che abbiamo già fatto. Tra quanto prenderemo fuoco? Qui. Ok. Come prendiamo fuoco? Ci beviamo una buonissima pozione ignifuga che ci protegge per 6 minuti. Voilà. Madonna, che sofferenza che è stata cercare sta roba. E adesso a quello che gli diciamo. Ma non c'erano l'altra volta comunque i guardiani qui, eh. È vero che sta zona l'abbiamo schivata tutta volando di sotto, però. No, te. Buono lì. C'hanno la visione un bel po' limitata, quindi noi li freghiamo così. Arrivederci. Ora c'è il caso che si gira. Ecco fatto. Riprendiamo stamina. Miniamo tutto, tanto lui qui non ci vede. Eccolo che arriva, eh. No, sta andando indietro, perfetto. Noi seguiamo il sentiero. Abbiamo 5 minuti di immunità e... Questa è tutta roba che prende fuoco. Beh, la torcia effettivamente se prende fuoco la accendiamo. Prendiamoci l'Izzal, sì, perché armi pessime non ne abbiamo. No, la borsa delle armi è piena, e allora boh. Ah, abbiamo la Dragonclava, abbiamo, che non è buona contro l'Izzalfos, grazie di questa freccia elettrica. Non è buona contro l'Izzalfos, ma contro i Grublin o gli Stahlgrublin, i Boblin, eccetera, eccetera. Sì. Quindi bene averla. Lumiserite anche lassù, non credo sia il caso di andare a prenderla. Perché non ho idea quanta strada ci dovremmo fare. Cos'è questo? Tipo un bersaglio sembra. Dicevo, non ho idea di quanta strada ci dovremmo fare in mezzo a questi vulcani. E è vero che io ne ho prese 6 di pozioni, la tizia diceva almeno 3. Quindi ne abbiamo il doppio di quello che lei consigliava. Ecco fatto, però se faccio così. Danno lo prendo lo stesso, vero? Vediamo. Allora, qui non mi ha preso. Comunque, insomma, è meglio non prendersela troppo comoda. Se le cose non ci servono, evitiamo. Questo è uno di quei cosi che ripara le armi arrugginite. Sì. Quando succhia l'aria. Sì. Ah, pensavo facesse male al suo amico. Dicevo, quando aspira l'aria in quella maniera. Mi ha preso fuoco anche la freccia. Ma guardalo! Se gli tiriamo un'arma arrugginita, lui la ingoia e tipo la riforgia con il calore del suo corpo. Ma è intelligentissimo, ok? Non possiamo fargli nulla. No, non possiamo fargli nulla, solo scappare. Forse le bombe? Sì, le bombe. Cosa ci droppi? Sempre 8 palloni e basta, ok. Cos'è sto suono? Ah, ok. Di qua dobbiamo andare, mamma mia. Meno male che nebbia non è venuta, sennò che si faceva, si dava la pozione anche a nebbia. Sono immune, no? Al fuoco. Sì, sono immune al fuoco. No, non sono immune al fuoco. Ok. Dragoclava. Rompiamo sto magma roccone. Ci sprechiamo un po' di HP, ma secondo me ne varrà la pena. Metti via. Oh, ma ancora brucia. Aia. Guarda di già, Rubini.
Basta che lo tocco proprio. Ok, abbiamo bisogno di cibo, cibo, cibo. Mi sono dimenticato di cucinare. Ho detto, ecco, prima di iniziare l'episodio cucino anche. Me ne sono dimenticato. Dai Link, picchia su questo coso. Caviamoci. Non so perché dovremmo essere immuni al fuoco. Non lo so perché continuiamo a prendere fuoco quando lo tocchiamo a lui. Forse perché conta come lava. Sicuramente non siamo immuni alla lava. Lui conta come lava e... voilà. Lui conta come morto adesso. Guarda lì con quanti cuoricini. Dacci, dacci, dacci. Guarda qua che loot. Sempre una gioia vedere i Sassorok. Sia normali che speciali. Ora, siamo messi male tal punto che secondo me conviene morire e usare l'abilità di Mifa che ci refulla e ci dà anche dei cuoricini in più. Quindi non mi curo. E vediamo anche quanto ci mette a caricare l'abilità di Mifa. Magari ci mette quanto le altre, quindi beh, relativamente veloce e boh, non ci curiamo neanche più noi. Boblin o Goron? Boblin forse. Mirko, Mirko! Mirko! No, non lo posso cavalcare, Mirko. Ma mi vuoi dire che non posso cavalcare una creatura di tanta meravigliolevolezza? 20 secondi di pozione. Me conviene bere l'altra? Sì, me conviene bere l'altra. Che dovrebbe andare a 6 minuti. No, è 10. Ok, quindi ho sprecato 20 secondi di pozione. Cos'è sto posto? Terza stazione del Monte Morte, miniera a sud. Quella lucertolina? Oh madonna, qui ambra go. Ma sento tantissime lucertoline che corrono in giro qua. Guarda, guarda, un'altra lì. Lucertola Focus era sotto il sasso. Questa specie vive solo nelle terre di Holdin. Le sue squame contengono una sostanza resistente al calore che, con ingredienti mostruosi, può essere distillata in pozioni. Ok, potrebbe, chissà, magari questa ci dà le pozioni buone. Questi? Ehi, ehi! Che c'è? Perché il mio fratellone Bulda è sempre così brontolone? Non so. Perché? Non me lo dici perché? Se sei un adulto voglio che mi dici le cose come stanno. Ma non lo so perché tuo fratello Bulda è brontolone. Quando diventerai adulto lo capirai anche te. Guarda questo l'elmetto che ha! Lucertoline... Oh, ehi là, capiti proprio il momento giusto. Sono tornato dalla città dei Gorun da poco, ma mi sono dimenticato di comprare qualche souvenir. Volevo catturare una di quelle lucertole Focus che vivono sul Monte Morte, ma sono veloci come il lampo. Per caso tu ne hai catturata qualcuna, ti andrebbe di darle a me, ma no. Se mi catturi 10 lucertole Focus, ti darò la mia armatura resistente al calore. Ok, ok, adesso sì che ci capiamo. Allora, cosa ne pensi? Ci stai? Ci penso io. Veramente, allora mi affido a te. 10 lucertole Focus dovrebbero bastare. Qua nei dintorni qualcuna ci sarà di sicuro. Ok. Ok. L'armatura resistente al calore. Spero che sia al fuoco e non al calore, perché lucertoline. Una l'abbiamo trovata sotto al sasso. Quindi se ci mettiamo a sollevare le pietre magari. Eccola un'altra. Sotto le pietre ci sono sempre. Basta guarda. Basta spammare il tasto A. Guarda qua giù ce n'è due. Lucertoline 3. Beh, dove vai? Questa di qua è scappata però. Va bene. 2 su 3 è buono, ci accontentiamo. Ma quanta roba c'è da minare qui?
Beh, che ci dà il salgema, però. Oh, altre lucertoline. Vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Quante ne abbiamo di già? Credo che ci siamo a 10, eh. Madonna, sembra una zecca quello lì, proprio sdraiato così. Effettivamente è una zona mineraria, ecco perché c'è così tanto da scavare. Lucertoline. Non ne ho fotografata neanche una. A proposito, queste sono le colombe del fuoco, no? Sì, colomba del fuoco. Non abbiamo fotografato la lucertolina focus con quella. Eccola, brava, brava. Maligna. Se ne fotografo una, possiamo usare il sensore Sheikah per trovarle. Ne troveremo a bizzeffe. Ma dove è posto? Oh, eccone una, eccone una. Voilà. E mo ti piglio. Quante ne abbiamo? Vediamo un po'. 8. Altre 2. Qui abbiamo anche una corrente ascensionale per andare dove? Niente, da nessuna parte. Qui sopra, a dare un'occhiata in giro. Saranno respawnate qua giù. Oh, le pietre sono tornate a posto? O sbaglio? Ma non ci sono più lucertoline. Mannaggia, stai a vedere che adesso non ne trovo due, non ne trovo. Forse quelle che ho raccolto non respawnano. Quindi tipo ce ne dovrebbe essere una qua, ma un sasso. Dov'è che non ci vedo niente? Presa. Ok, le pietre sono la nostra assicurazione alle lucertoline focus. Tipo qua ce ne sarà un'altra, siamo a 10. Voilà. Ho le tue 10 lucertoline, dammi l'armor. Che quindi in realtà me ne bastava tranquillamente 2 di pozioni contro il calore, se la Sus mi dà l'armatura contro il calore. Ne hai catturate 10, ti va di regalarmi? Se mi dai ti aspetta una bella armatura resistente al calore. Ecco qua. Toh. Oh, grazie, tieni, questa è per te. Armaturoccia ignifuga. Mamma mia. Realizzata dai Goron per i visitatori che si spingono fino alla città dei Goron. È fatta di roccia e quindi resistente al fuoco. Che spettacolo. Eh? Qualcosa non va? Oh, mi spiace, ma non posso darti questo elmo. È veramente caro. Ah, quindi non funziona? Se ne vuoi uno, puoi trovarlo nella città dei Goron. La città dei Goron è alla quinta fermata da qui se ti dirigi verso nord. Oh, giusto. Se catturi altre lucertole focus, te ne comprerò 3 per 20 rupie. Pochissimo. Sempre meglio abbondare con i souvenir. Se hai delle lucertole focus e degli ingredienti mostruosi, puoi preparare una pozione ignifuga. Ok, sono proprio queste quindi. Me le tengo per me allora le lucertole focus, visto che mi hai dato mezza armatura. Ma la proviamo questa mezza armatura, magari funziona già così. Vediamo un po', ci mettiamo questa. E facciamoci un set figo, tipo questa con i pantaloni. Con i pantaloni, gira e rigira i set belli quelli sono, eh. Cioè. No, non ci viene un set figo con questa. Così, un po' boscaioleggiante, ma... Vabbè, ci mettiamo questi che ci danno tanta difesa, via. Vediamo se riesce a reggere il calore, non credo. Ma noi ci proviamo. Sembriamo... Mamma mia, non mi viene mai i nomi, niente. Boh, quando mi viene ve lo dico cosa sembriamo. L'armatura con la panza. Quindi, proseguendo, troveremo altre 2 fermate. Non si sa di che, ma 2 fermate. E da lì... Oddio, i grublin neri. No, per ora no. Andiamo su, voglio tutta l'armatura prima di mettermi a esplorare le cose non importanti. E sappiamo che l'elmo è alla città, quindi immagino anche Gambali. Quarta stazione del Monte Morte, ok. Sono vicine, quindi manca poco. Colomba, Mirko, Mirko, Mirko. Non posso salirci su Mirko. Dai però, ma si sono giocati la cosa più bella del mondo.
Questi simboli chissà cosa indicano. Non mi ricordano niente, What the fuck? Grande Mifa, mi hai salvato la vita. Che era sta roba? È stato Mirko, secondo me. Madonna, quanti cuoricini gli ci ha dato Mifa. Ok, rimaniamo un attimo qua, tra 40 secondi... No, non rimaniamo 40 secondi fermi. Però, tra 40 secondi potremo vedere se... quell'armatura lì ci protegge dal calore, ma in realtà... Io, ragazzi, mi dispiace, ma voglio troppo cavalcare Mirko. Ce la dovrei fare in 30 secondi ad avvicinarmi abbastanza... Ah, addirittura mi ha chargiato Mirko. No, ho paura che quando sono allertati 3, 2, 1 mettiamoci il corpetto di roccia. Ho paura che quando sono allertati non possono essere montati. Zero. Non prendiamo fuoco. Che ce ne frega dell'elmo allora? Che ci importa dell'elmo se questa basta a non prendere fuoco? Non ha molto senso però, perché... Ok, mi protegge il busto, ma la testa e le gambe dovrebbero andare a fuoco. Oddio. È un lucertolone, non un ragnone, il colosso dei Goron. Dove è andato, tra l'altro? È tipo un enorme ramarrone, proprio un... È proprio un lucertolone. Ma comunque sta storia... È OP questa armatura, ma che cavolo? Ci siamo comprati tante pozioni inutili. Salve. Benvenuto, Messer Link. Ah, ci riconosce anche. Grazie. Piuttosto, dimmi un po', non ti sei spaventato con quelle bombe laviche? Oddio, un attimino, sì. Se non c'era Mifa, c'ero anche morto. Per colpa di quelle bombe laviche, i turisti sono calati. Passo il tempo a fare finta di dare il benvenuto al campione, altrimenti mi annoio troppo. Se non lo sai, Link è Lilia che 100 anni fa ha combattuto a fianco del campione del... Ah, quindi non ci ha riconosciuto. Per saperne di più, ti conviene andare a parlare con il capo, vive più avanti. Che bella musichetta. È questo quindi il coso Goron? Sì, siamo arrivati. Abiti, armature, locanda, emporio. Beh, abbiamo tempo, quindi facciamo un po' di shopping. Un cliente, lei cosa vende? Sei un viandante? Ti porterò in un posto che ti lascerà di sasso, seguimi. Ah, ha fatto la battuta, ti lascerà di sasso. Qua giù. Eh sì, perché i Goron... Mi ero dimenticato di avvertirvi come si spostano i Goron. Eccoci, qui si vendono articoli per la difesa. Ultimamente sul Monte Morte è apparso un mostro chiamato Varudania. Tutta l'area è diventata estremamente calda, ma qui è possibile acquistare un'armatura ignifuga. Ma che ma io ce l'ho già, cioè cosa me ne fa? Vediamo un po'. Ci sono anche i gambali, 700 rupie e l'elmo, che è molto figo devo dire. 2000. Ma... Il corpetto 600, ma hanno regalato la parte che costava di meno. Ma scusi, magari ci sa dire qualcosa questo. Benvenuto alla nostra bottega di articoli per la difesa a tutti i fusti. Come posso essere utile? No, vorrei parlare della sua armatura in realtà io.
Come puoi vedere, in questo negozio vendiamo articoli per la difesa. Buffo, di solito noi non indossiamo niente, ma per i turisti ho iniziato a vendere attrezzatura resistente al fuoco. Consiglio le scarpe roccia ignifughe, fatte con gemme estratte proprio da questo terreno. Possiedono un'elevata resistenza alle fiamme, prova a indossarle e vedrai che ti invidieranno tutti i viandanti di Hyrule. Ma io ho solo sto corpetto e non prendo fuoco, com'è che me ne faccio di sta roba che costa un botto? Cioè, perché dovrei spendere 2000 rupie per le... Perché è bello, no? Per avere il set completo per bellezza, ma... Forse ci sarà un achievement o un qualcosa se compriamo tutti i pezzi di tutte le armature. La locanda è di qua. Guardate che bello il Goron anziano. Ok, bella la locanda. Immagino che farà un po' caldino qui dentro. Si dormirà sudati. Oh, to, una Gerudo. Savak. Vai a caccia di ragazze anche a mezzogiorno. Non è come pensi. Oh, peccato. Chi sei tu? Io mi chiamo Ramella e come puoi vedere vengo dalle terre Gerudo. Sono qui per fare rifornimenti di gemme che vengono estratte nella città dei Goron. Ah, è la sorella di quella che fa i gioielli. Ma in questi giorni le bombe laviche stanno causando un sacco di problemi e non riesco a lavorare. Che c'è? Non hai mai visto una donna Gerudo prima d'ora? Non hai caldo? Ah, mi sono spalmata la pozione ignifuga su tutto il corpo, funziona proprio bene. Se vuoi della pozione ignifuga puoi comprarla dal magazzino Goron, ti consiglio di usarla. Darei tutti i miei averi in cambio di un po' di refrigerio dall'arsura di questo posto, e ti credo. Eti, che mi immagino il caldo che fa qui. Un piccolo gorino. Qua cosa c'è invece? Un emporio che vende roba random. Salgemma... Freccia di fuoco, freccia di ghiaccio, le pozioni. No, spezie Goron, roba da mangiare. Canna da zucchero. Ok, grazie. Le spezie Goron però quasi quasi le proverei a comprare, non le abbiamo mai viste. Che si fa qua? Aspio cotto. Cucinano. Ma questo non è un emporio. Benvenuto al buffet di piatti alla brace, muscoli alla griglia. Salve. Vuoi qualcosa da me? Boh, vorrei comprare cosa vendi? Oh, era da un bel po' che non avevo clienti. Ma ti dirò, nella città dei Goron fa troppo caldo. Qualsiasi cosa appoggia al suolo si cuoce da sola. Appena la gente se ne è resa conto, ha smesso di venire. E tu non puoi aprire un negozio che griglia la roba se qui la roba si cuoce da sola. Perciò devi comprare a più non posso. Ma che cosa vendi? Ma vendi un aspio? Cioè, fammi capire. Ah no, aspetta, vedi, c'è anche un irulino, la carne... Ma sei troppo caro, cioè 12 rupie un irulino, 30 rupie un coso di carne cotta. Quando, guarda, vediamo se è vera sta cosa. O se è una cosa che ha detto lui, tipo la carne. Guarda là. Cotta al pavimento, eh. Buonissima proprio. Carne ghiaia, olè. È cotta? No, non ho finito di farla cuocere, però funziona. Vabbè, me la tengo per cucinarla per bene, ma... Questo ci dà le quest secondarie, che adesso non so se vogliamo fare effettivamente. Ma non abbiamo trovato neanche un sacrario in zona. Ci dovrebbe essere un sacrario qui da ste parti. Là sopra, vuoi scommettere? Aspetta, eccolo, aspetta qui dentro. O è la lava? No, è la lava. Ci dovrebbe essere un sacrario per il comodo teletrasporto in zona. C'è sempre, vicino a ogni posto importante. Qui tipo... Salve, no, queste sono case Goron. Oh! Ma che siamo matti? Batti rocce. Fa schifo. Ma come mai le armi belle fanno sempre schifo? Uno spadone a due mani Goron, forgiato in metallo pesante, non ha una lama né un lato tagliente, ma può schiantare i nemici con il peso della sua durezza. Ma... Ne vogliamo parlare quanto è bella quella roba? Cosa butto via per prendere quel coso bellissimo? Che fa solo 15, ma lo voglio. Ho tutta roba migliore, però... Dovrei buttare via tipo o la torcia o il ventaglio Korogu, ma non voglio buttarli via. La dragoclava è meglio, cioè la prenderei solo per bellezza questo. Sembra la spada di Berserk. Una spada che non è una spada.
Oh, guarda chi c'è! Di tutti i posti che ho visitato, questo è di sicuro quello più torrido. Senza una pozione ignifuga sarei già morto. Beh, temo che qui non si può, che non potrò dipingere, no? Direi di no. Cercherò di imprimere questo panorama nella mia mente e lo dipingerò dopo. Ehi, ci incontriamo di nuovo, anche tu sei in viaggio. Io viaggio in tutto il mondo, se vuoi posso darti qualche indicazione. Se hai un'immagine da mostrarmi, tirala fuori. Oh sì, facci vedere. Riconosco il castello di Hyrule e la foresta di Hyrule che si trova a nord. Ok, quindi proprio in cima al Monte Morte questo. Secondo me questo panorama si vede osservando la foresta di Hyrule da sud-est. Grazie. A proposito, se da qui procedi verso sud, troverai lo stallaggio del bosco. Proprio a nord dello stallaggio del bosco ci sono delle alture dalle quali si può godere di un'ottima vista. Mi spiace, ma questo è tutto quello che so. Quindi, fammi capire. Lo stallaggio del bosco è questo. Quassù. Ecco qua, guarda. Qui è il ricordo, stai a vedere. Questa zona qui. Che si vede il castello... e il bosco di Hyrule, forse ancora più su, vai a capire. Queste zone qui comunque sarà. E ci potremmo anche andare in realtà a vedere, ma io prima vorrei trovare il sacrario qui, così mi posso teletrasportare avanti e indietro in questa zona e diventa comodo effettivamente andare in giro. No, le zanzare no, però, per l'amor del cielo. In casa mia ovviamente, non... Eccolo lassù, eccolo lassù. Ci andiamo a fare questo sacrario. Subito, subito, subito. Chissà se il sacrario... No, non ce li riempierà mai i cuoricini dorati che ci ha dato Mifa. E tra l'altro ci mette un botto l'abilità di Mifa a ricaricarsi, guarda lì. Ma giustamente, perché sennò sarebbe veramente fortissimerrima. Ci facciamo il sacrario, poi vediamo di parlare con il capo Goron e cominciamo a capire com'è la situazione qua, anche se l'abbiamo già capita. Qui il colosso sta surriscaldando l'aria in maniera super eccessiva e fa cadere le bombe laviche, quindi è questo il problema che sta causando questo colosso. Fiamme danzanti. Chissà perché non mi non penso proprio che mi toglierò questa armatura... Qui c'è delle foglie per dar fuoco a che? Al barile, farlo cadere. Attenzione, attenzione. Con cosa gli diamo fuoco? La spada di fuoco l'abbiamo rotta contro il boss. Tocca sprecare... Facciamo così. Accendiamo un fuoco qua. In modo che... Chissà se posso accendere un fuoco qui dentro. La legna... Eccola qua. Ok, un fascio di legna, una pietra focaia, dove sta? Sono cieco, era qui. E adesso una bella sberla con un'arma di metallo. Tipo... Martello funzionerà? No, non voglio usare le armi loro. Neanche questa. Perfetto. Mi vuoi dire che non ne prendo? Io do fuoco qui, sai, non è che mi importa. Oddio, 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 oddio. Olè. Ok, la cosa si fa più complessa. Abbiamo anche i robottini guardianini. Oh, ho fatto il danno, ho fatto il danno. Devo prendere questo velocemente, qui succede qualcosa. Fan di rocce. Ecco, questo già è buono, 42 di danni. Uno spadone forgiato con un metallo raro nella città Goron. Il baricentro è nella punta, quindi è usato per schiantare i nemici sfruttando la sua massa e la forza centrifuga. Ma la borsa è piena, veloce, 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 veloce.
Questo lo voglio, guarda, piuttosto butto via lo spadone elettrico, che è praticamente finito, sì. Via di qui. Non so cosa è successo in realtà, forse niente, mi sono spaventato per nulla. Pensavo che si sarebbe tipo chiuso il muro, sarebbe crollato il soffitto o qualcosa del genere. Lo voglio provare subito, dov'è? Vieni qua. Ma che bello. Sono duri questi. A proposito, non glielo schivo mai il laser. Fregato. L'ho one shottato a quello. Ci piace questo spadone. No, liscio. Mamma mia, che bello questo spadone. E qui? Invece cos'è tutti questi saltelli? Semplicemente come protezione per i guardianini, forse. Dateci un bel minerale. Ecco, bravi. Vediamo sopra. Tutto chiuso, ci serve una chiave. Ma di qua si va e come se si va? Ok. Che va lì e si ferma, però dobbiamo trovare un modo per aprire la porta. E come? Un altro scrigno qui, tra l'altro. E come? Non c'è acqua? Ah, così. Magnifico, veloce, veloce perché. No, vabbè, che mica mi può chiudere dentro. Ah sì, si esce da sopra, quindi sta a vedere che si chiude. Si è chiusa, infatti. Meno male che sono corso dentro. Me lo sentivo che era un qualcosa a tempo. Piccola chiave per aprire la porta di là. Scrigni nascosti, infami maligni, no. Lì sì, guardalo lì. Freccia di ghiaccio per 10. Noi proprio le frecce elementali, tranne quando siamo stati costretti contro i boss, mai usate. Porticina. Perché dovrei fare sta cosa? Quando posso tranquillamente fare così? No, non posso tranquillamente fare così. Ok, che idea. Ah, non mi si gira i polsi. Ok, ha funzionato. Questo era un tentativo, eh. Questa era una prova. Volevo solo capire se adesso io questa la prendo. Olè. E adesso riscendono? No. Sì, riscendono pure. Perfetto, qua non c'è altro, no? Ma questa di sotto per fare cosa? E qui c'è l'uscita pure. Non ho capito quella lanternina lì che dava al piano di sotto, non mi pare ci fosse niente. E no, dovevo per forza aver usato già il fuoco per arrivare al piano di sopra, quindi non ho idea che cosa servisse quella di sotto. Forse era lì solo come prova o potevo dondolarla, vai a capire.
È buio di nuovo, ma è sempre buio poi qua. O è la zona che è particolarmente oscura e mi pare a me che sia sempre buio. Allora, andiamo a parlare con il capo Goron, che immagino sia l'anziano che abbiamo visto qua giù. E vediamo che ha da dirci. Bludo, per tutte le rocce, Rudania! Con Rudania così agitato, le eruzioni del Monte Morte sono diventate ancora più violente. Rudania è quel bestione che vedi lassù, sul monte. A quanto pare, 100 anni fa era la nostra divinità protettrice, ma ora non ci permette nemmeno di proseguire con gli scavi e gli affari vanno a picco. Non saprei neanche dirti quante volte abbiamo cercato di respingerlo con il cannone e rimandarlo nel cratere, oddio. Continua a rispuntare ogni volta. Aia. Oddio. Oi 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 oi. Tutto a posto? Che mal di schiena. Un momento. E tu chi saresti? Sono un viandante. Ah sì? Io mi chiamo Bludo. Sono il grandissimo capo Goron. Tutti si impietosiscono quando sentono nominare il mio nome. Si impietriscono, non si impietrosiscono. Non so più leggere. Volevo andare a respingere Rudania come al solito, ma questo mal di schiena non mi dà tregua. Accidenti a Yunobu, quando si decide a tornare. Chi è Yunobu? Yunobu è un giovanotto che mi aiuta sempre a tenere a bada Rudania. È andato alla vecchia miniera a nord per prendermi delle medicine per il mal di schiena, ma tarda a tornare. Quel buono a nulla, dove si sarà andato a ficcare? Ehi, se vedi Yunobu, fammi il favore di dirgli che lo sto cercando. Oi 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 oi. Ok, dobbiamo andare a cercare. Ah, è iniziata proprio la questa del colosso di Rudania. Dobbiamo andare a cercare Yunobu, quindi. Oh, e qui abbiamo una statua. Yes. Qui è da ridere. Di cuoricini si è messi abbastanza bene. Io voglio un portavigore. Sì, perché voglio arrivare a 2 cerchi completi. Ci manca un sacrario per averne un altro, che ci dovrebbe portare ai 2 cerchi completi. Eh già, un altro ci darà i 2 cerchietti completi. E lì, secondo me, saremo a posto, per il vigore intendo. Poi possiamo spendere tutto il resto nel... come si chiama? Nei cuoricini. Ah, qua sopra è... la miniera dove è il giovincello. Però, errore? Cos'è quell'errore in basso a sinistra? Errore? Io però quasi quasi farei un saltino veloce veloce qui, perché questa zona a me dà l'idea essere quella dove potremo trovare l'immagine... Lo chartola! L'ho presa? No, non l'ho presa, maledetta, è scomparsa. Dove potremo trovare il ricordo per Link. Proprio lì. Oddio, io sti maledetti me li ricordo ancora su Ocarina of Time che ruzzolavano. Guarda già che comodo che è a sprintare in giro. Quando siamo senza nebbia è buono, eh. Stiamo andando bene. Il problema è queste montagnone enormi. Cioè non so se ce la facciamo a scalarle. Boh, raga, mangiarini per la stamina ne ho, però non posso mettermi tutta la tuta da scalata, posso mettermi solo questo e questo. E il problema qui è se si cade. È bello veloce però anche così, no, dai, ce la facciamo senza problemi. È veloce anche senza il corpetto a scalare. E il nostro incremento di stamina adesso si fa sentire. Guarda, qui forse possiamo riprendere anche fiato. No, ancora no. Ma vabbè, qui sopra sì, e non abbiamo consumato neanche la barra esterna. Posso anche saltare. Voilà, recuperiamo un po' di fiato. Olè. Una passeggiata è così, eh. E non volendo una valanga infinita di lumi serite, che ancora non abbiamo capito che ci serve. Quanto è alto qua? Anche qui possiamo andare a salti. Ci siamo? Questa direzione qua, sì.
Ok, allora si vedeva. Facci rivedere la foto. Qual era? Questa qui. Si vede un fiume dritto dritto di fronte, con il castello a sinistra, la foresta a destra. Fiume dritto dritto di fronte. No, è qua. Mannaggia, qua? Com'è possibile? Con il castello a sinistra, la foresta a destra. È qui. È questo fiume qui che si vede. Non è qui. Non è qui. Sì, guarda. Castello a sinistra, foresta a destra. Se noi qui, in questa zona qui. Mamma mia, ma è lontanissimo. Dobbiamo oltrepassare, a parte tutta la foresta. Oh mio Dio, è proprio lunga la strada, eh. Ma siamo sicuri che non mi sto sbagliando? Eh no, perché se il castello è questo. E si vede a sinistra. Quindi per forza di cose è qui. Con la foresta a destra. È qui. Quindi vedendo il fiume è in queste montagne qui. Però mi pare strano che ce lo dice lui da quassù. Ma è per forza lì, raga, ma che stiamo ragionando? Che stiamo ragionando? È per forza lì. Bene, allora, facciamo così. Sarà un lungo viaggio di scalate e non credo che voi siate interessati a vedere me che scalo monti su monti su monti per arrivare là. Aspetta però, perché potrebbe essere benissimo un altro punto di vista. Castello, fermi tutti, è qui. Castello a sinistra, bosco a destra. È qui. Qui. Sotto al lago Grangor. Stavo per sbagliare strada. Meno male, meno male. Che in realtà è molto più vicino di quanto sembra. No, però. Sì, castello sinistra, ok, sto rincoglionendo ma ho capito, ho capito. È di qua, e il fiume che si vede è questo qui. Ok, quindi io andando in questa direzione dovrei arrivare più o meno in direzione della torre. Guarda, 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 guarda il panorama come cambia, è lui, è lui, in cima a queste rocce, in cima a queste rocce. Forse proprio qui, che tra l'altro è dove pensavo io, eh. Qui sotto ci sono i Boblin. Ancora un po' più avanti, ancora un po' più avanti. Oltre, o su questa roccia qui o dopo questa roccia qui. Ma ci siamo. Io vi stavo per dire, adesso mi faccio tutta la scalata fin laggiù. E poi noi ci vediamo lì nel prossimo episodio. Avremmo visto di molto. Eccoci quasi. Ancora più avanti. Non rompete voi, guarda. Guarda con quanta soddisfazione. Ti piglio la testa e te la calcio di sotto. Ci dovremmo essere, dovrebbe essere per qui. Ancora un po' più giù, perché è proprio dritta l'immagine al fiume, no? È proprio dritta, ma drittissimo proprio. Quindi noi ancora gli siamo di sbieco, quindi dobbiamo probabilmente scendere ancora un po'. E comunque andare un po' più verso sud. Eccola, 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 eccola. Così. Ho paura a scendere troppo, perché a scendere si fa veloce, è a risalire che ci vuole un'eternità. Ci siamo, sta vallata qui. Forse anche troppo, sapete? Urca, urca, urca. Mi fai capire. Direttamente a nord della torre, effettivamente siamo, che è dove diceva il nostro amico lì. In cima a sta roccia.
Forse un po' più in basso. Ma è così vicino la foto al castello? No, è lontano in realtà, parecchio lontano. Mi pare più lontano di dove siamo noi. Quindi cosa c'è? Una pozza d'acqua qui sopra? Non è possibile ci sia una pozza d'acqua qui sopra. O proviamo a scendere giù, magari è tipo qua. Io ci provo, ragazzi. Al massimo facciamo come avevo detto, chiudiamo l'episodio qui e me lo cerco io tra un episodio e l'altro. E quando lo trovo, poi noi ci vediamo lì nel prossimo episodio, se non è qui sotto. Forse è qui sotto, eh. Qui in questo boschetto, tipo. No, dai, basta. Questo è il tipo che gli ho calciato la testa prima. Qui? No, siamo troppo giù. Siamo troppo giù. Ha voglia se siamo troppo giù. L'albero non si vede bene. Deve essere lassù in cima da qualche parte. Quindi c'è ancora acqua lassù. Sì, perché la visuale che si deve avere tipo è questa, però così, però molto più da lontano. Molto più da lontano. Si vedono le rocce pure. È quel laghetto lì che non capisco. Non voglio cancellarlo, vorrei zoomarlo. Ma non posso zoomarlo più di così. Comunque guardate quanto è piccolo l'albero, è proprio lassù in cima, 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 in cima. Ok, va bene. Io mi rifaccio la salita, risalgo là sopra e all'inizio del prossimo episodio ci troveremo direttamente lì nella zona del ricordo, così iniziamo subito un episodio con un bellissimo ricordo tradotto malissimo e poi torniamo dal capo dei Goron e vediamo di risolvere la faccenda del loro colosso, quindi avremo tutto lì in quell'episodio. Alla prossima.